Luca Sterbini, esordio stagionale anche per te, come stai? Ma bene, veramente, abbastanza bene, speriamo che riesca a fare una buona gara. La prima e non si sa mai come può andare, come la condizione degli altri corridori, quindi speriamo di... Sicuramente diamo il massimo e speriamo di ottenere il miglior risultato possibile. Qualche osservato speciale? Zurlo. Federico Zurlo, esordio stagionale, sicuramente un nome da tenere d'occhio il tuo. Ma sono partito bene con gli allenamenti già quest'inverno e penso di essere competitivo. Ovviamente sarà un test con i dilettanti qui in Toscana, quindi il livello sarà sicuramente alto e vedremo come andrà a finire. Chi tiene d'occhio Federico Zurlo? Ma tutto il gruppo, sono tutti forti e tenere d'occhio sono tutti, però insomma so di star bene e cerchiamo di arrivarli davanti. Brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you. Chi vince oggi? Benedetti. Domanda secca, chi vince oggi? Va, speriamo una della nostra squadra. Chi vince oggi? Benedetti. Uno. Proviamo a sbilanciarsi. Sulla carta, volendo una gara data ad Angelo Raffaele, come sta Angelo Raffaele? Ma è bene, dai, quest'anno facciamo fatto la vita seriamente. Spero di arrivare. Cioè, sono in buona condizione, vediamo, dai. Nel finale abbiamo due o tre carte da giocarci. E oggi c'è tanta qualità, vediamo. Io bene, speriamo di arrivare in volata, insomma, va bene. La soluzione vanno bene tutte, dai, basta essere davanti. What if I'm far from home? Oh brother, I will hear you call. What if I'm... Ormai ci siamo sulla linea di partenza. Come sta Thomas Pinaglia? Stiamo bene. Quanti siete? In otto. Stiamo bene, Thomas Pinaglia è uno. Sì, ma in squadra siamo in otto. Darò il massimo e saremo lì davanti. Cambio di casacca per Giovanni Petroni, siamo all'esordio stagionale, un nome secco, chi vince oggi? Stamenia, oggi Stamenia, guardatelo. Ormai ci siamo, il tuo favorito? Stefano Masi. Ventisettesima edizione della Firenze-Empoli, pochi istanti alla partenza, 162, gli atleti al via, il consueto percorso che vedrà battagliare tutti i corridori, anche il sole accompagna la partenza, non ci resta che vedere come si svilupperà la gara. Al chilometro 7, pronti via, una fuga di quattro atleti che caratterizzerà gran parte della gara. Quattro appunto gli atleti al comando: Francesco Cannavò della Big Hunter, Ludovico Longo della Delio Gallina, Luca Sterbini della Palazzago e Mirko Neci della Time Bike. Questi quattro gli atleti al comando che hanno raggiunto un vantaggio massimo di 9 minuti e 20 secondi nei confronti del gruppo che per gran parte della gara è sembrato incapace di reagire all'attacco dei quattro atleti al comando. Ed è la squadra della Mastro Marco a fare l'andatura al quarto passaggio dalla salita di Monterappoli. Il gruppo si è sgranato, almeno nelle prime posizioni, e infatti è diminuito il vantaggio che avevano i quattro di testa nei confronti del gruppo. All'ultimo rilevamento sui 7 minuti, il ritardo del gruppo che comunque è ancora numeroso, ricordiamo, al quarto passaggio da Monterappoli.
Al penultimo passaggio dalla salita di Monterappoli, a circa 30 km dalla conclusione, Luca Sterbini, l'atleta del team Palazzago, lascia la compagnia dei suoi compagni di fuga, quindi la compagnia di Cannavò, Longo e Neci, e si invola da solo in una cavalcata solitaria, tanto che passa da solo sotto il traguardo al suono della campana, e gli corridori non lo rivedranno più fin sotto l'arrivo. Luca Sterbini, che riesce a mantenere il vantaggio nei confronti del gruppo che sta comunque organizzandosi alle sue spalle, protagonista soprattutto le squadre della Zalf, della Colpac e della Mastro Marco, ma niente da fare per Luca Sterbini, che riesce a mantenere il suo vantaggio sui 2 minuti nei confronti degli immediati inseguitori. Nell'ultima salita, la salita delle casette, ci prova Luca Benedetti, l'atleta trentino, prova da solo a riportarsi sull'atleta solitario al comando, ma ormai è troppo tardi, e così l'atleta del team Palazzago può cogliere la prima affermazione stagionale a braccia alzate sulla via Carraia, davanti ad un folto pubblico come consuetudine per la prima gara della stagione in Toscana. Quindi vittoria per Luca Sterbini. Al secondo posto riesce a mantenere un po' di vantaggio Luca Benedetti, che taglia il traguardo con 57 secondi di ritardo nei confronti dell'atleta solitario al comando. Al terzo posto, vincitore della volata del gruppo, Thomas Pinaglia della Gragnano a 1 minuto. Quarto posto per Marco D'Urbano della Aran. Quinto, Angelo Raffaele della Big Hunter. Sesto per Tommasini della Gap Fiscal Office. Settimo, Eugenio Bani della Malmantile. Ottavo, Mirko Ceglia dell'Acqua e Sapone. Nono, Marco Chianese della Palazzago. E decimo, Coli della De Angeli. Luca Sterbini, un'impresa d'altri tempi la tua. Sì, sì, ci tenevo tantissimo oggi. 2 anni fa avevo provato la sensazione, ma l'ultima volta su Monterappoli mi hanno ripreso e oggi ci sono riuscito, veramente non ci credo. Quando hai capito che ce la potevi fare? All'ultimo chilometro, prima non ci credevo, per me era un sogno. All'ultimo chilometro ci ho creduto e sono felicissimo. Ho corso tutta oggi con una persona speciale nel cuore, un ragazzo di 24 anni del mio paese che poco più di 1 mese e mezzo fa ci ha lasciato a causa di una grave malattia, e la dedico tutta a lui, veramente. Thomas Pinaglia, terzo classificato, hai vinto la volata del gruppo. Quest'anno però era partito qualcuno da più lontano. Sì, era partito qualcuno da lontano e l'abbiamo anche concesso un po' troppo, perché dare 9 minuti a una fuga è un po' eccessivo. E comunque Sterbini si è ritrovato sul finale con, non so, 1 minuto. Non era tantissimo, però ha avuto anche sicuramente le gran gambe per riuscire a tenere. Ha fatto lo stesso un bel numero, complimenti a lui. E andare dietro a Benedetti sulla salita non penso era il caso, perché forse sarei saltato, ho preferito aspettare la volata e abbiamo raccolto un bel terzo posto. Gli appuntamenti per le ruote veloci comunque, soprattutto adesso a inizio stagione, non mancano, ancora ce ne sono, quindi la gamba è buona, siamo sulla giusta strada. Sì, la gamba è buona, ora gli appuntamenti saranno domani la Torre, il 2 a Cavriglia, poi partiremo per una bella esperienza in Algeria, 1 mese quasi, e cercheremo di far bene anche lì. Olivano Locatelli, Sterbini, protagonista di un'azione di altri tempi, forse nemmeno nelle vostre più rosee previsioni era questa la conclusione. Ma allora adesso è facile dire l'abbiamo programmata, non è così. Sicuramente avevamo deciso di andare in fuga all'inizio come aveva fatto 2 anni fa, quest'anno aveva una condizione migliore. Io ho detto proviamoci, ci ha provato, è andata bene, ha avuto il coraggio di andare da solo e anticipare, e perciò è andata bene, ecco. Giornata comunque positiva per voi, dato la vittoria qui alla Firenze Empoli, il secondo posto alla Sangeo. Sì, la Sangeo, so che Marlène Smor è molto arrabbiato perché quello che ha vinto non gli ha dato un cambio gli ultimi 20 km, però fa parte del gioco. Abbiamo fatto pari con Sterbini qui alla Firenze Empoli. Infatti sì, devo essere sincero, ce n'avevo più la Firenze Empoli che la Sangeo.